Voi avete iniziato con una joint venture assieme a un'azienda che sostanzialmente era controllata dallo Stato. Pareva un'impresa impossibile mettersi a lavorare con un'impresa statale di tipo comunista, sovietico e quant'altro. Invece lei ha detto una cosa, nel DNA dei cinesi c'è una buona parte di capitalismo. Sì, in effetti. Se oggi uno va in Cina, ma già 20 anni fa, viene definito, si autodefiniscono ancora una società comunista, col Partito Comunista alla guida. In realtà quando uno va là non lo vede, non lo sente. I cinesi fanno fatica a comportarsi da comunisti perché hanno questa voglia di lavorare, voglia di fare carriera, non hanno religione e tutto viene visto in dimensione monetaria. Qualsiasi cosa va espressa con una formula che alla fine vede sempre un prezzo per tutto. E questo è il loro modo di pensare, e in effetti ci hanno messo veramente niente a fare il passaggio a diventare un'economia quasi semicapitalista, cioè occhio di mercato. Loro sono così. Senta, questa crescita avrà una fine in Cina? Un qualche rallentamento c'è già stato, ma avrà secondo voi una fine prevedibile? Ancora no, loro hanno ancora un reddito pro capite che rispetto all'Europa e agli Stati Uniti è molto più basso, neanche un terzo, arriva al 20%. Ipotizzando che anche lì il reddito pro capite, compreso da tutta la popolazione rurale, possa arrivare a un livello paragonabile all'Europa del meridionale, e ipotizzando questo c'è ancora talmente tanto spazio di crescere che se non per limiti interni politici la crescita si fermerà, per motivi macroeconomici no, nei prossimi 20 anni per condizioni macroeconomici continueranno a crescere a doppia cifra, no, però alle 7-8% che fanno attualmente sì, se forse potrebbe abbassarsi al 5, ma sotto quello no. Poi a livello politico dipende molto se il governo mette a disposizione il quadro di riferimento per far lavorare l'economia. Questo non sappiamo come sarà il futuro. Attualmente lo stanno facendo bene.